navi sono le più grandi macchine mai costruite. Hanno distrutto interi stati e trasportato merci in tutto il mondo. Persino altre navi. Catturano il vento, ci fanno sognare e viaggiare nel lusso. Più del 70% della superficie terrestre è coperta da oceani. I paesi che hanno saputo dominare gli oceani hanno governato il mondo. Oggi costruiamo navi da guerra potentissime, come il cacciatorpediniere Mitcher, per vigilare sui mari e mantenere la pace. Possono difendere portaerei e convogli, colpire bersagli a terra e dare la caccia ai sommergibili. Sono state costruite anche stupende navi in grado di trasportarci in un viaggio nel passato. È davvero incredibile, possono navigare solo con la forza propulsiva del vento. Ma il tentativo di dominare il mare aperto è spesso sfociato in tragedia. La nave più grande e veloce del suo tempo, il Titanic, affondò trascinando con sé 1503 persone. Mio fratello e io eravamo a letto quando all'improvviso si sentì un colpo. Mio padre andò sul ponte a vedere cosa fosse successo e ci riferì che la nave aveva urtato un iceberg. Migliaia di navi sono colate a picco in fondo agli oceani, ma oggi i grandi transatlantici sono molto più sicuri. L'Explorer of the Seas è il più lussuoso transatlantico al mondo. È la più grande nave da crociera di linea di tutti i tempi. Da prua a poppa è lunga più di 300 metri, più di 3 campi da calcio messi in fila. È la più grande nave da crociera del mondo. Tanto che se avessimo tutte le cabine occupate, con l'equipaggio al completo e tutti gli ospiti, arriveremmo a 5.040 persone. L'Explorer è costato 600 milioni di dollari e ci sono voluti 3 anni per costruirlo. È il non plus ultra del viaggio di lusso. La Royal Promenade ha 4 ponti ed è larga quanto un'autostrada a 3 corsie. Persino i tappeti degli ascensori vengono cambiati tutti i giorni. L'Explorer of the Seas è la fine del mondo. Non sembra neppure di essere su una nave da crociera, dove di solito non si vede tutto questo lusso. Viaggiare su una nave così è il sogno di molte persone. Ci sono 14 ascensori, 15 ponti, 16 bar e 5 ristoranti. La traversata prevede che si salpi da Southampton, in Inghilterra, dallo stesso porto che il Titanic si lasciò alle spalle nel 1912. Ma a differenza di quella sfortunata nave, l'Explorer of the Seas condurrà i passeggeri della crociera in giro per i Caraibi. Il responsabile di questo gigante dei mari è il capitano Olaf Nissenter. Il ponte di comando è così vasto che conviene attraversarlo su un monopattino. È la nave più grande e complessa che egli abbia mai comandato. È un impegno notevole. Più grande è la nave, più responsabilità ci sono nei confronti dei passeggeri e dell'equipaggio. La mole di lavoro è molto più consistente. Nonostante le sue 50.000 tonnellate, questa nave è di agevole manovrabilità. 6 propulsori di prua e di poppa riescono a far virare questo gigante con sorprendente rapidità e possono anche fungere da ancora per tenere la nave immobile.
Il responsabile dei passeggeri è Bob Tavadia, direttore dell'hotel. Avendo a disposizione 1557 cabine, se consideriamo le camere singole e doppie, possiamo ospitare 3.817 passeggeri, senza contare i 1.223 membri dell'equipaggio. Questo significa che bisogna fare molte pulizie e molti bucati. La suite reale ha un pianoforte a coda e un bagno con marmo italiano. È la nave più lussuosa sulla quale Bob Tavadia abbia mai lavorato. Ogni giorno mi ripeto che è un posto meraviglioso per lavorare. Provo una grande soddisfazione quando un visitatore sale a bordo e rivela le stesse reazioni ed emozioni che provo io. Sono davvero entusiasta di questa esperienza. Del progetto dei transatlantici di lusso si è parlato per più di un secolo. Quando non c'erano gli aerei, i transatlantici erano l'unico mezzo per attraversare gli oceani. Navi come il Lusitania offrivano tutte le comodità possibili. I viaggiatori ricchi dovevano trascorrere molti giorni in mare e volevano il lusso. Il massimo dell'eleganza era la Île-de-France, varata nel 1926. Allora era la più grande nave mai costruita e il suo arredo faceva concorrenza a quello dei migliori hotel. Le grandi potenze rivaleggiavano per costruire la nave più veloce e alla moda. Nel 1934 gli inglesi vararono la Queen Mary, ma il loro cavallo di battaglia fu la Queen Elizabeth del 1938. Ma l'epoca dei grandi transatlantici volgeva al termine. Ormai era più semplice attraversare l'Atlantico in aereo. Oggi le navi da crociera stanno vivendo una seconda vita. A bordo dell'Explorer of the Seas ci sono tantissime occasioni di intrattenimento. I bar hanno dimensioni grandiose. La sala da pranzo imperiale, su tre piani, ha quasi 2.000 posti. È uno dei più grandi ristoranti del mondo. Cibo e divertimento sono compresi nel prezzo, ma l'aspetto più originale è che quasi ogni giorno si approda in un mondo del tutto nuovo. Si scende dalla nave e si visita una località sempre diversa. Ma forse il sito più interessante è la nave stessa, perché qui si può fare di tutto. Ken Rush è il capo degli animatori. Il Palace Theater ha 1.350 posti a sedere e mette in scena due spettacoli al giorno. La nave dispone anche di una pista di pattinaggio su ghiaccio. Ma c'è chi preferisce giocare al Casino Royale. Oppure ballare tutta la notte sotto coperta nella discoteca Chamber. Per lo sport c'è l'imbarazzo della scelta. 4 piscine, 6 vasche per l'idromassaggio e il più vasto centro termale galleggiante del mondo. C'è persino un muro per arrampicate sulla ciminiera e un campo da basket regolamentare. Ma la vita a bordo di una nave da crociera non è sempre come quella che viene mostrata nel catalogo. Anche le navi di queste dimensioni devono affrontare condizioni meteorologiche estreme. Nel 1956, a causa della nebbia fitta, l'Andrea Doria entrò in collisione con un'altra nave da crociera e affondò nell'Atlantico. Morirono 51 persone. E nel 1991 la Oceanos partì da Cape Town, in Sudafrica, e si diresse verso una terribile tempesta. La nave imbarcava acqua e iniziò lentamente a ribaltarsi.
La guardia costiera riuscì a portare tutti i passeggeri in salvo prima che la nave scomparisse tra le onde. Una tragedia simile potrebbe verificarsi con una nave da crociera moderna? Nella peggiore delle ipotesi, sì, ma ai giorni nostri i sistemi di sicurezza sono davvero affidabili. Le navi da crociera più moderne hanno radar che le tengono a distanza di sicurezza da qualsiasi altra nave o ostacolo. Oltre ai radar, ci sono pur sempre gli addetti dell'equipaggio. Se accadesse il peggio, i compartimenti stagni resisterebbero a qualsiasi allagamento. Ci sono infine 26 scialuppe di salvataggio con una capacità sufficiente per portare in salvo tutti i passeggeri e l'equipaggio. Attualmente è vietato disporre di un numero di mezzi di soccorso inferiore al numero di passeggeri. Quindi, da questo punto di vista, la nave è sicura. Ma non tutti i transatlantici avevano un numero sufficiente di scialuppe di salvataggio. Questo causò un altissimo numero di vittime in una delle più gravi sciagure di tutti i tempi. A circa 4 km di profondità nell'Atlantico del Nord giace il relitto di una nave che esercita un fascino morboso da circa un secolo. Una volta era la nave più grande del mondo, simbolo dell'uomo che sottomette la natura. Oggi non è nient'altro che una massa di ferro ritorto e arrugginito e una tomba per i 1503 passeggeri che vi morirono. Il monumento al Titanic si trova a Belfast, in Irlanda del Nord, e ricorda i nomi di tutte le vittime di quella terribile notte. Ancora oggi nessuno sa di preciso per quale motivo questa nave, ritenuta inaffondabile, colò a picco. Su questa nave di lusso si erano imbarcati passeggeri di molte nazioni e di diverse classi sociali. Milionari, aristocratici. C'erano anche coppie in viaggio di nozze. Il naufragio del Titanic è ormai parte della nostra cultura. Gli uomini che costruirono la nave erano emigranti giunti da tutta l'Europa. Il Titanic fu costruito a Belfast dalla Harland & Wolff per la White Star Line. Era lungo circa 270 metri ed era alto come un palazzo di 10 piani. Era la più grande macchina mai costruita. Il Titanic rappresentava il massimo del fascino e dell'eleganza e rispecchiava l'opulenza del regno di Edoardo VII nei primi anni del Novecento. Per il viaggio inaugurale salpò da Southampton, in Inghilterra, per arrivare a New York. Il capitano Edward J. Smith subiva le pressioni dei proprietari del Titanic affinché la nave raggiungesse New York il più presto possibile. Nonostante la segnalazione di iceberg, egli ordinò di proseguire. La decisione di farsi largo in un mare di ghiaccio a più di 20 nodi di velocità si sarebbe rivelata fatale. Alle 23:38 fu avvistato un iceberg. Il timoniere Robert Hitchens ricevette l'ordine di mettere il timone tutto a dritta e le eliche in retromarcia. Ma era troppo tardi. Non si riuscì a fare manovra così in fretta da evitare la collisione. L'iceberg danneggiò una sezione della nave lunga circa 90 metri, piegando le lamiere, facendo saltare i chiodi e provocando una serie di falle attraverso le quali l'acqua iniziò immediatamente ad allagare la nave. David Livingstone è un architetto navale alla Harland & Wolff e un esperto del Titanic. Una volta che il Titanic colpì l'iceberg, bucando 5 compartimenti, la nave era già spacciata. La quantità d'acqua che stava imbarcando poteva essere di circa 25.000 tonnellate all'ora. Non esistono neanche oggi imbarcazioni capaci di espellere una tale massa d'acqua. Se la nave avesse colpito l'iceberg frontalmente, le conseguenze sarebbero state meno gravi.
In base ai calcoli, se la collisione fosse stata frontale, probabilmente i primi due compartimenti si sarebbero accartocciati, ma il Titanic sarebbe sopravvissuto. Quanti passeggeri abbiamo? Più di 2200. Quanti ne portano le scialuppe? Lo sa? 1200. Quando il Titanic colpì l'iceberg quella notte, c'erano 2200 passeggeri a bordo. Tra loro Milvina Dean. Aveva solo 9 settimane e viaggiava con la sua famiglia, che stava emigrando in America. In quel periodo c'era penuria di carbone e la nave sulla quale aveva trovato posto non ne aveva abbastanza. Così furono trasferiti sul Titanic. Poiché era il viaggio inaugurale, tutto il carbone disponibile venne destinato al Titanic. Mio padre e mia madre erano entusiasti. Milvina ovviamente era troppo giovane per ricordare, ma sua madre le ha raccontato tutto. Mio fratello e io eravamo a letto, quando improvvisamente si sentì un colpo e mio padre andò sul ponte a vedere cosa fosse successo. Quando ritornò disse: «Sembra che la nave abbia urtato un iceberg. Porta subito sul ponte i bambini». La famiglia riuscì a raggiungere le scialuppe di salvataggio. Mia madre e mio padre si salutarono e lei fu aiutata a salire sulla scialuppa numero 13. Io ero così piccola che non riuscivano a tenermi in braccio e così mi misero in una sacca e mi sistemarono sulla scialuppa numero 13. Solo quando fu sulla scialuppa mia madre si accorse che c'ero io, ma non mio fratello. Un'ora dopo il naufragio, una nave britannica, il Carpazia, trasse in salvo 705 sopravvissuti, inclusa Milvina Dean e il suo fratellino di 3 anni, che era su un'altra scialuppa. Quando fummo salvate dal Carpazia, lui era là. Aveva badato a lui un altro passeggero. Fu un sollievo per mia madre. Era felice di vederlo perché credeva che fosse morto. Suo padre non riuscì a salire su una scialuppa. Mio padre annegò. Il suo corpo non fu mai trovato. Noi 3 ci siamo salvati perché mio padre aveva capito la situazione. Molti pensavano che la nave non sarebbe affondata, perciò non si sono preoccupati. Io penso che questo sia in parte il motivo per cui ci siamo salvati, a differenza di tante altre persone. 2 ore e mezza dopo aver urtato l'iceberg, il Titanic colò a picco sul fondo dell'oceano, dove è rimasto indisturbato fino al 1985. Sono state elaborate molte teorie sul perché l'iceberg abbia causato così tanti danni. Secondo alcuni, l'acciaio dello scafo del Titanic era di bassa qualità, ma la sua nave gemella, l'Olympic, era fatta dello stesso materiale. L'acciaio con cui fu costruito l'Olympic era lo stesso del Titanic. Se pensiamo che l'Olympic ha navigato senza problemi fino al 1936, quando fu demolito, dobbiamo arrivare alla conclusione che il problema non era la quantità del metallo. Scontrarsi con un iceberg, o comunque con una massa immobile, è pericoloso. Non credo che il materiale, l'acciaio o i chiodi, abbiano giocato un ruolo significativo, peggiorando il danno. Secondo alcuni, se le paratie, cioè le pareti di acciaio che dividono la nave in compartimenti stagni, fossero arrivate fino ai ponti più alti, la nave non sarebbe affondata. Questa è una leggenda. Applicando dei programmi ingegneristici a computer molto potenti, abbiamo in realtà dimostrato che non avrebbe fatto alcuna differenza se le paratie fossero state portate più in alto. Visto che la nave aveva ormai le scalinate e 5 compartimenti allagati, era già persa prima di ogni traboccamento dalle paratie. Nel 1998 David Livingstone ha visitato il Titanic. La cosa più inquietante è stata vedere le scarpe, un'intera collezione. C'erano scarpe da uomo, da donna, da bambino.
È inevitabile pensare che le ultime persone che hanno camminato su questo ponte sono state l'equipaggio e gli ufficiali del Titanic. Chissà cosa stavano pensando allora quelle persone. Il disastro del Titanic sconvolse il mondo. La più grande macchina costruita fino ad allora aveva fallito. Ma oggi il Titanic sta per rinascere e porterà finalmente a termine il suo viaggio fino a New York. Il Titanic dominerà di nuovo i mari. Un consorzio sta costruendo il Titanic 2. Un gruppo di progettisti dovrà realizzare la nave più grandiosa di tutti i tempi. Direi di fare una prima selezione, cominciando ad esaminare alcuni dei motivi dei tappeti originali che abbiamo a disposizione. Penso che sia importante riprendere alcuni di questi disegni. Anche se il progetto di base si ispira al Titanic, è possibile realizzare delle cabine dotate di alta tecnologia. Oppure arrivare all'estremo opposto con una cabina in stile Edoardo VII. Mark Blackburn è una delle persone che si sta dedicando a far rivivere il sogno del Titanic. In parole semplici, il Titanic II sarà un'imbarcazione molto più sofisticata del Titanic I. Il Titanic era la nave più sofisticata ed elegante del suo tempo. Noi l'abbiamo presa a modello per elaborarne un progetto di nave che lo fosse ancora di più. Quando la gente salirà a bordo, avrà la sensazione di trovarsi sul Titanic, un classico transatlantico di stile edwardiano. Sarà una nave che si ispira al passato, ma che è destinata al futuro. La nuova nave sarà identica, ma sarà più lunga di 60 metri rispetto all'originale Titanic e sarà molto più sicura. La struttura dello scafo e dei compartimenti stagni sarà diversa e più stabile. Se la nave dovesse urtare qualcosa, rimarrà comunque sicura e nessuno si farà male. I progettisti intendono mantenersi più fedeli possibile all'originale. Il Titanic esercitava un grande fascino quando venne varato e continua a farlo anche ai nostri giorni. Non stiamo semplicemente costruendo un'altra nave di nome Titanic. Quello che facciamo in questo progetto è intriso dello spirito del Titanic, lo spirito di tutti coloro che hanno dedicato la loro vita per costruire quella nave. Speriamo di ottenere un risultato che possa onorare tutte quelle persone. La nostalgia è tornata di moda. Anche questa nave da crociera di lusso si ispira ad un'imbarcazione che è affondata. Questi passeggeri stanno partendo per una crociera sulla Royal Clipper, il più lussuoso veliero veloce del mondo. Ispirato a un veliero tedesco, il Preußen, che affondò all'inizio del Novecento, il Royal Clipper è il più grande veliero in attività e l'unica nave a cinque alberi esistente. Uno dei primi passeggeri è stato Bernard Barden, grande esperto di navi. Questa nave è una delle più grandi di tutti i tempi. È davvero per appassionati. Non si vede in giro un'imbarcazione simile da decenni. La persona che l'ha fatta costruire è un amante dei velieri. L'ammiro molto perché anch'io amo i velieri e grazie alla sua iniziativa ho l'occasione per navigare di nuovo su una nave come questa. Non ho mai pensato che sarebbe stato di nuovo possibile nella mia vita. È meravigliosa. I velieri veloci erano navi da carico costruite per trasportare cereali, tè e materie prime in tutto il mondo. Queste navi di legno sfidavano mari ghiacciati e onde gigantesche per circumnavigare il globo portando il loro prezioso carico in Europa e in America.
Ora questo veliero è usato per trasportare passeggeri. Laddove l'originale Preussen trasportava merci in enormi contenitori, il Royal Clipper ha una piscina, un casinò, un centro termale e una lussuosa sala da pranzo per 225 persone. Sulla vecchia nave da carico le vele erano issate a mano, mentre l'equipaggio della Royal Clipper usa verricelli idraulici. Il capitano della vecchia Preussen rimarrebbe stupito nel vedere 200 passeggeri oziare sul ponte sulle sedie a sdraio con i marinai al lavoro. Una volta che avesse osato un tale affronto sarebbe incorso in gravi punizioni. La Royal Clipper è lunga oltre 120 metri. Ci sono 42 vele per un'area totale di 5.000 metri quadrati. Armata in modo completo, raggiunge una velocità massima di 17 nodi. Per chi ama il mare, questa barca offre un'opportunità unica di navigare su un veliero a 5 alberi completamente armati. È davvero incredibile. Non esiste niente di simile al mondo. Questa nave è davvero unica. È semplicemente favolosa. Non esiste nient'altro di simile sul mare. Abbiamo sempre costruito belle navi, ma abbiamo costruito anche navi da guerra. E abbiamo reso il mare un campo di battaglia. Nelle calme acque dei Caraibi, la potenza navale più all'avanguardia del mondo sta compiendo un'esercitazione. Una flotta di potenti navi da guerra sta provando l'ultimo ritrovato. Il cacciatorpediniere statunitense Meacher è una delle macchine da guerra più sofisticate che esistano. Dietro alle sue porte ermetiche e ai compartimenti segreti rinforzati si celano armi letali e 300 marinai altamente specializzati. Il loro responsabile è il comandante Frank Pandolf. È una nave meravigliosa, progettata splendidamente. La tenuta in acqua è superba, i sensori inimitabili, gli armamenti di primo livello. I cacciatorpediniere sono le navi più versatili della flotta. Avendo diversi obiettivi, possono assolvere svariate funzioni. Difendere le portaerei o i convogli, colpire bersagli a terra per aiutare i marines sbarcati o dare la caccia ai sommergibili. Queste navi di grande utilità vengono usate in molte occasioni. Sono dotate di un'impressionante varietà di armi ad alta tecnologia. Ad esempio ci sono i missili terra-aria, un'arma mortale e a lungo raggio. Negli scompartimenti anteriori ci sono siluri a lancio verticale che possono colpire i sommergibili. Ci sono anche i Tomahawk, missili per gli attacchi verso terra. Come parte delle esercitazioni, il Meacher proverà anche i missili Fire SM2. Queste prove sono rare e hanno attirato sul ponte molta gente. Se la nave fosse realmente sul punto di combattere, la maggior parte di queste persone si troverebbe al proprio posto, pronta per limitare i danni, valutare i dati elaborati dai computer o preparare i pasti. Durante i bombardamenti nessuno può stare sul ponte. E il capitano Pandolf ordina il fuoco dal centro di controllo elettronico. Quando l'obiettivo è stato localizzato, inizia il conto alla rovescia. Red
Green red, air warning red, weapons tight, over. Cat Mike. 0265. I missili sfrecciano verso il bersaglio alla velocità di circa 3300 km orari, quasi tre volte la velocità del suono. 0265. Un centro perfetto. Il missile ha centrato il bersaglio, come indicano i nostri dispositivi. È la prova che il sistema funziona. La missione X oggi è andata davvero molto bene. Accade tutto in un batter d'occhi e poi fare centro dà molta soddisfazione. I ragazzi sono veramente felici e orgogliosi. Il Mitcher può colpire bersagli a centinaia di chilometri di distanza. In generale noi fungiamo da deterrente. Un cacciatorpediniere del genere, messo al largo di un'area a rischio insurrezione, è di grande aiuto. È uno strumento molto potente. I cacciatorpediniere possono attuare una vasta gamma di manovre difensive. I motori generano 100.000 cavalli vapore di energia e possono lanciare la nave da 0 a 30 nodi in meno di 60 secondi. Simili dispositivi ci consentono di far manovra ad ogni minaccia che dovessimo incontrare. Se siamo a caccia di un sottomarino e tentano di colpirci con un siluro, siamo in grado di virare per schivarlo ed evitare così i danni. Ma non esiste una nave che non possa essere affondata. C'era una nave da guerra ritenuta indistruttibile, la Grande Bismarck, l'orgoglio della marina militare tedesca. Varata nel 1939, per quell'epoca era la più potente nave da guerra mai costruita. L'inseguimento della Bismarck fu una delle più famose battaglie navali della Seconda Guerra Mondiale. Nei primi anni della guerra, la Gran Bretagna era sola contro il nazismo. Per importare cibo e materie prime, si affidava a convogli che trasportavano provviste attraverso l'Atlantico. La Bismarck era un'enorme minaccia per quei convogli. Doveva essere fermata. Sir Ludovic Kennedy è un autorevole storico. Era imbarcato come ufficiale sul cacciatorpediniere Tartar, una delle navi che avevano ricevuto l'incarico di braccare la Bismarck. Sapevamo da tempo che la Bismarck si stava preparando per andare nell'Atlantico a creare scompiglio nelle rotte verso l'America. Non saremmo sopravvissuti alla guerra se quella linea di rifornimenti fosse stata spezzata. Le navi britanniche, inclusa la più famosa della flotta, la Hood, affrontarono la Bismarck nel nord dell'Atlantico con conseguenze disastrose. Una delle granate della Bismarck centrò in pieno la Hood, colpendo il ponte principale. La granata attraversò i ponti ed esplose nel deposito delle munizioni, distruggendo l'intera nave. Non potevamo credere che sarebbe scomparsa improvvisamente in quel modo e solo con tre sopravvissuti dell'equipaggio. Davvero incredibile. E ho pensato spesso a quanto deve essere stato terribile rendersi conto che il ponte stava collassando. Deve essere passata una frazione di secondo prima di capire che stavano per morire. Deve essere stata una situazione terrificante. Dopo che la Hood fu distrutta, la Bismarck scomparve. Un idrovolante Catalina venne incaricato di trovarla. Dopo 20 ore di ricerca, la Bismarck fu avvistata in direzione della Francia, a circa 960 km dalla costa. La caccia era iniziata di nuovo. La Bismarck venne attaccata con siluri lanciati dagli aerei della portaerei Ark Royal.
La Bismarck subì un colpo nella parte anteriore, ma il vero danno fu causato dal siluro che colpì e bloccò il timone della nave a 15 gradi a sinistra. Questo la rese praticamente impossibile da manovrare. Con il timone fuori uso, la Bismarck si dirigeva verso la flotta inglese. Ma anche se ormai era fuori controllo, era ancora micidiale. Gli inglesi decisero di aspettare fino al giorno successivo per cercare di affondarla. Erano tutti molto nervosi, perché la sua artiglieria aveva affondato la Hood in 5 minuti e poteva affondare anche noi. Dalla Tartar, il giovane ufficiale Kennedy guardava lo svolgimento della battaglia. Mi ricordo la mattina della battaglia, il contrasto dei colori, le raffiche di vento, le onde verdi con le creste bianche, e poi il grigio delle navi inglesi e il nero della Bismarck, il fumo marrone della cordite, esplosivo al fulmicotone, sospinto nel cielo. Poi, quando le due navi da guerra, Rodney e King George V, aprirono il fuoco e la Bismarck rispose. I cannoni di queste due navi ridussero gradualmente la Bismarck a un relitto. La carneficina deve essere stata incredibile. A poco, verso la fine dell'attacco, mi resi conto per la prima volta della tragedia. Vidi uomini che correvano dalla prora della nave al cassero per poi buttarsi in mare e scappare da quell'inferno rabbioso. E quella fu quasi una visione. È un'immagine che non sono mai riuscito a dimenticare. Anche le navi da guerra moderne, pur con tutta la loro tecnologia, possono subire gravi danni. Nell'ottobre del 2000, il cacciatorpediniere statunitense Cole stava attraccando nello Yemen quando venne colpito dai terroristi. Si aprì una falla enorme sul fianco della nave che la bloccò. Così fu caricata e portata indietro negli Stati Uniti su una delle navi più grandi del mondo, la Blue Marlin. La Blue Marlin è una nave progettata per issare carichi pesanti, incluse altre navi, in tutto il mondo. L'enorme nave è lunga 217 metri e stipa il suo carico abbassando il ponte sotto il livello dell'acqua. Oggi deve trasportare due dragamine nel Golfo Persico. Una missione difficile che potrebbe creare dei danni alla nave di 145 milioni di dollari. A sorvegliare l'operazione per la Military Sea Lift Command è il capitano Greg Ongent. La Blue Marlin consiste in una serie di enormi cisterne di acqua. Si abbassa zavorrandosi, pompando acqua nei serbatoi. E una volta che i dragamine sono a bordo, dovrà pompare fuori una quantità d'acqua corrispondente per sollevare il loro peso fuori dall'acqua. Per prevenire qualsiasi danno ai loro scafi in fibra di vetro, gli ingegneri costruiscono blocchi di legno per collocarvi le navi. Ogni volta che si carica un'imbarcazione abbiamo i nervi tesi. Per caricarne due, la situazione si fa ancora più complicata. Quando i blocchi sono pronti, la Blue Marlin viene spostata in acque più profonde. Viene ormeggiato. Poi le cisterne vengono aperte e così inizia ad immergersi. È un processo lento. Dieci ore dopo, il ponte della Blue Marlin è sommerso di circa 5,5 metri, pronto per le due navi. L'operazione più complicata consiste nel posizionare i due dragamine sopra i loro blocchi e poi liberarsi della giusta quantità di zavorra in modo che ogni nave tocchi i blocchi senza fare danni. Il primo dei due dragamine, il Cardinal, viene spostato cautamente sopra la Blue Marlin.
Se il Cardinal fosse mosso troppo velocemente, potrebbe facilmente abbattersi sulla torre centrale d'ormeggio, danneggiando lo scafo. Tutto è andato bene e la prima nave è in posizione. La seconda si sta muovendo ora a dritta della Blue Marlin e presto vedrete delle cime che la imbragheranno. Quando il secondo dragamine, il Raven, è posizionato, i motori della Blue Marlin iniziano a pompare acqua fuori dallo scafo per far sollevare il ponte. Un sub viene mandato a controllare che i due dragamine siano saldi sopra i loro blocchi. Una volta che questi dà il via libera, la Blue Marlin continua a pompare fuori l'acqua. Non appena il ponte della Blue Marlin affiora, il capitano Gent può controllare un'ultima volta i blocchi. Sembra tutto a posto, i blocchi sono stati tagliati bene, alcuni avranno bisogno di essere modificati, ma tutto sommato non ci sono danni. Ora sono più tranquillo. Nel 1988 il capitano Gent coordinò il trasporto di una nave militare con una tecnica mai usata prima di allora. La Samuel B. Roberts fu riportata negli Stati Uniti dopo aver urtato una mina nel Golfo Persico durante la guerra tra Iran e Iraq. La Samuel B. Roberts era così grande che per far immergere la nave trasportatrice dovemmo andare 80 km al largo in acque non protette. Eravamo soggetti sia al vento che alle onde, quindi l'imbarcazione fu caricata con molta attenzione. La Roberts fu portata al sicuro a casa per le riparazioni. Navi come la Blue Marlin sono gigantesche, capaci di trasportare carichi enormi, ma sono minuscole in confronto alle più grandi imbarcazioni mai costruite, le superpetroliere. Il mondo moderno dipende dal consumo di carburanti fossili. Per vivere c'è bisogno di un approvvigionamento stabile di petrolio. L'unico modo per soddisfare questo fabbisogno crescente è di trasportarlo in gigantesche petroliere in tutto il mondo. In Europa, uno dei terminal più importanti per il petrolio è Rotterdam, nei Paesi Bassi. In attesa di partire c'è l'Opalia, una delle più grandi superpetroliere in funzione. A carico pieno raggiunge l'incredibile peso di oltre 300.000 tonnellate. È lunga 300 metri, larga e alta 60 metri. La Opalia può trasportare 2 milioni di barili di petrolio. Per caricare la stessa quantità nei serbatoi di un'automobile familiare, si riempirebbero 5 milioni di auto con un solo carico di questa petroliera. Questa quantità di petrolio basta a una macchina per fare il giro del mondo 100.000 volte. Ed è esattamente quella che stiamo trasportando in questo momento. Sotto coperta, l'equipaggio sorveglia con grande attenzione un carico potenzialmente letale. Sono sempre allerta per quanto riguarda gli incendi. I fumi del petrolio grezzo sono estremamente infiammabili e la più piccola scintilla può scatenare un inferno. Le petroliere moderne, come la Opalia, prevengono gli incendi coprendo il petrolio con una coltre di gas inerti. La Opalia ha anche un doppio scafo per prevenire le perdite. La nave ha un equipaggio di 21 persone, la maggior parte delle quali sono addette al funzionamento dei motori. Alcuni motori ausiliari forniscono l'elettricità, 3.000 MW di energia, sufficiente a illuminare una piccola città. I motori principali producono 31.000 cavalli vapore e alimentano una sola grande elica. Questa nave può raggiungere la velocità di 16 nodi. Alla massima velocità lo slancio è enorme e c'è bisogno di lunghissime distanze per rallentare e fermarsi.
Se volessimo fermarci del tutto, ci vorrebbero più di 2 chilometri con la nave a pieno carico. Per prevenire la possibilità di collisione in mare, ci vogliono circa 8 chilometri di distanza di sicurezza. Questa nave gigante si guida con un piccolo volante da nave legato a dei bracci idraulici che fanno girare il timone principale. Anche se la nave è dotata di ogni sorta di strumento di navigazione elettronico, l'equipaggio usa anche mappe e strumenti manuali per fare i rilevamenti. Nel caso molto improbabile in cui tutta l'attrezzatura elettronica andasse fuori uso, i nostri ufficiali sono ancora abituati a usare i tradizionali sistemi di navigazione manuale. In mare, queste navi gigantesche possono manovrare con una relativa facilità, ma entrare in porto è tutta un'altra storia. Le navi container sono la linfa del commercio mondiale. Ogni giorno sono trasportate in giro per il mondo milioni di tonnellate di merci. La Sovereign Maersk è una delle navi container più grandi al mondo. È lunga più di 300 metri e larga 45. Può trasportare 6.600 container, ognuno con un carico di 14 tonnellate. Sta per scaricare al porto di Felixstowe, sulla costa orientale dell'Inghilterra. A causa della sua stazza, ci vuole un pilota specializzato per guidare la nave lungo lo stretto canale che conduce al porto. È lunga quasi come l'Empire State Building e più larga di un'autostrada a 6 corsie. Quando soffia il vento, la nave va alla deriva. Anche la marea la sospinge. È come guidare un enorme camion senza freni con qualcuno che muove la strada sotto le ruote. Il capitano Chris Pearson è pilota da 19 anni. L'esperienza del pilota è necessaria per la conoscenza dell'area. Le carte nautiche possono indicare una marea che investe le boe, ma c'è sempre bisogno di qualcuno sul ponte che abbia una conoscenza accurata della zona per usare correttamente il rimorchio e conoscere in ogni punto preciso il movimento delle maree. Una volta a bordo, prende il completo controllo della nave. Mi devo dirigere contro la marea che sale. Così la nave si immette lungo il canale in linea retta. Il canale a Felixstowe è stato dragato in modo particolare per permettere alle navi molto grandi di raggiungere il molo. Una volta entrata in porto, la Sovereign Maersk viene condotta alla banchina con dei rimorchiatori. È una delle 8 portacontainer che scaricheranno qui oggi. Oggi è il porto più movimentato del paese, con 2,5 milioni di container in un anno, che comportano 25.000 manovre con le navi, circa 85 al giorno. Ogni anno sono spediti in tutto il mondo circa 70 milioni di container. Senza navi portacontainer, vivere sarebbe impossibile. I grandi oceani sono le autostrade del mondo, ma non dobbiamo mai dimenticare che perfino le navi più grandi e le migliori non riescono a tenere testa alla forza del mare. Capitano Olaf Nissetter. Il ponte di comando è così vasto che conviene attraversarlo su un monopattino.
È la nave più grande e complessa che egli abbia mai comandato. È un impegno notevole. Più grande è la nave, più responsabilità ci sono nei confronti dei passeggeri e dell'equipaggio. La mole di lavoro è molto più consistente. Nonostante le sue 50.000 tonnellate, questa nave è di agevole manovrabilità. Sei propulsori di prua e di poppa riescono a far virare questo gigante con sorprendente rapidità e possono anche fungere da ancora per tenere la nave immobile. Il responsabile dei passeggeri è Bob Tavadia, direttore dell'hotel. Avendo a disposizione 1557 cabine, se consideriamo le camere singole e doppie, possiamo ospitare 3.817 passeggeri, senza contare i 1.223 membri dell'equipaggio. Questo significa che bisogna fare molte pulizie e molti bucati. La suite reale ha un pianoforte a coda e un bagno con marmo italiano. È la nave più lussuosa sulla quale Bob Tavadia abbia mai lavorato. Ogni giorno mi ripeto che è un posto meraviglioso per lavorare. Provo una grande soddisfazione quando un visitatore sale a bordo e rivela le stesse reazioni ed emozioni che provo io. Sono davvero entusiasta di questa esperienza. Del progetto dei transatlantici di lusso si è parlato per più di un secolo. Quando non c'erano gli aerei, i transatlantici erano l'unico mezzo per attraversare gli oceani. Navi come il Lusitania offrivano tutte le comodità possibili. I viaggiatori ricchi dovevano trascorrere molti giorni in mare e volevano il lusso. Il massimo dell'eleganza era la Île-de-France, varata nel 1926. Allora era la più grande nave mai costruita e il suo arredo faceva concorrenza a quello dei migliori hotel. Le grandi potenze rivaleggiavano per costruire la nave più veloce e alla moda. Nel 1934 gli inglesi vararono la Queen Mary, ma il loro cavallo di battaglia fu la Queen Elizabeth del 1938. C'era una nave da guerra ritenuta indistruttibile, la Grande Bismarck, l'orgoglio della marina militare tedesca. Varata nel 1939, per quell'epoca era la più potente nave da guerra mai costruita. L'inseguimento della Bismarck fu una delle più famose battaglie navali della Seconda Guerra Mondiale. Nei primi anni della guerra, la Gran Bretagna era sola contro il nazismo. Per importare cibo e materie prime, si affidava a convogli che trasportavano provviste attraverso l'Atlantico. La Bismarck era un'enorme minaccia per quei convogli. Doveva essere fermata. Sir Ludovic Kennedy è un autorevole storico. Era imbarcato come ufficiale sul cacciatorpediniere Tartar, una delle navi che avevano ricevuto l'incarico di braccare la Bismarck. Sapevamo da tempo che la Bismarck si stava preparando per andare nell'Atlantico a creare scompiglio nelle rotte verso l'America. Non saremmo sopravvissuti alla guerra se quella linea di rifornimenti fosse stata spezzata. Le navi britanniche, inclusa la più famosa della flotta, la Hood, affrontarono la Bismarck nel nord dell'Atlantico con conseguenze disastrose. Una delle granate della Bismarck centrò in pieno la Hood, colpendo il ponte principale. La granata attraversò i ponti ed esplose nel deposito delle munizioni, distruggendo l'intera nave. Non potevamo credere che sarebbe scomparsa improvvisamente in quel modo e solo con tre sopravvissuti dell'equipaggio. Davvero incredibile. E ho pensato spesso a quanto deve essere stato terribile rendersi conto che il ponte stava collassando.
Deve essere passata una frazione di secondo prima di capire che stavano per morire. Deve essere stata una situazione terrificante. Dopo che la Hood fu distrutta, la Bismarck scomparve. Un idrovolante Catalina venne incaricato di trovarla. Dopo 20 ore di ricerca, la Bismarck fu avvistata in direzione della Francia, a circa 960 km dalla costa. La caccia era iniziata di nuovo. La Bismarck venne attaccata con siluri lanciati dagli aerei della portaerei Ark Royal. La Bismarck subì un colpo nella parte anteriore, ma il vero danno fu causato dal siluro che colpì e bloccò il timone della nave a 15 gradi a sinistra. Tranquillità. Sei propulsori di prua e di poppa riescono a far virare questo gigante con sorprendente rapidità e possono anche fungere da ancora per tenere la nave immobile. Il responsabile dei passeggeri è Bob Tavadia, direttore dell'hotel. Avendo a disposizione 1557 cabine, se consideriamo le camere singole e doppie, possiamo ospitare 3817 passeggeri, senza contare i 1223 membri dell'equipaggio. Questo significa che bisogna fare molte pulizie e molti bucati. La suite reale ha un pianoforte a coda e un bagno con marmo italiano. È la nave più lussuosa sulla quale Bob Tavadia abbia mai lavorato. Ogni giorno mi ripeto che è un posto meraviglioso per lavorare. Provo una grande soddisfazione quando un visitatore sale a bordo e rivela le stesse reazioni ed emozioni che provo io. Sono davvero entusiasta di questa esperienza. Del progetto dei transatlantici di lusso si è parlato per più di un secolo. Quando non c'erano gli aerei, i transatlantici erano l'unico mezzo per attraversare gli oceani. Navi come il Lusitania offrivano tutte le comodità possibili. I viaggiatori ricchi dovevano trascorrere molti giorni in mare e volevano il lusso. Il massimo dell'eleganza era la Île-de-France, varata nel 1926. Allora era la più grande nave mai costruita e il suo arredo faceva concorrenza a quello dei migliori hotel. Le grandi potenze rivaleggiavano per costruire la nave più veloce e alla moda. Nel 1934 gli inglesi vararono la Queen Mary, ma il loro cavallo di battaglia fu la Queen Elizabeth del 1938. Ma l'epoca dei grandi transatlantici volgeva al termine. Ormai era più semplice attraversare l'Atlantico in aereo. Oggi le navi da crociera stanno vivendo una seconda vita. A bordo dell'Explorer of the Seas ci sono tantissime occasioni di intrattenimento. I bar, attività e l'unica nave a cinque alberi esistente. Uno dei primi passeggeri è stato Bernard Barden, grande esperto di navi. Questa nave è una delle più grandi di tutti i tempi. È davvero per appassionati. Non si vede in giro un'imbarcazione simile da decenni. La persona che l'ha fatta costruire è un amante dei velieri. L'ammiro molto perché anch'io amo i velieri. E grazie alla sua iniziativa ho l'occasione per navigare di nuovo su una nave come questa. Non ho mai pensato che sarebbe stato di nuovo possibile nella mia vita. È meravigliosa. I velieri veloci erano navi da carico costruite per trasportare cereali, tè e materie prime in tutto il mondo.
Queste navi di legno sfidavano mari ghiacciati e onde gigantesche per circumnavigare il globo, portando il loro prezioso carico in Europa e in America. Ora questo veliero è usato per trasportare passeggeri. Laddove l'originale Prøysen trasportava merci in enormi contenitori, il Royal Clipper ha una piscina, un casinò, un centro termale e una lussuosa sala da pranzo per 225 persone. Sulla vecchia nave da carico le vele erano issate a mano, mentre l'equipaggio della Royal Clipper usa verricelli idraulici. Il capitano della vecchia Prøysen rimarrebbe stupito nel vedere 200 passeggeri oziare sul ponte sulle sedie a sdraio con i marinai al lavoro. Una volta che avesse osato un tale affronto sarebbe incorso in gravi punizioni. La Royal Clipper è lunga oltre 120 metri. Ci sono 42 vele per un'area totale di 5.000 metri quadrati. Armata in modo completo, raggiunge una velocità massima di 17 nodi. Per chi ama il mare, questa barca offre un'opportunità unica di navigare su un veliero a 5 alberi completamente armati. È davvero incredibile. Non esiste niente di simile al mondo. Questa nave è davvero unica. È semplice per i stati. E trasportato merci in tutto il mondo. Persino altre navi. Catturano il vento. Ci fanno sognare. E viaggiare nel lusso. Più del 70% della superficie terrestre è coperta da oceani. I paesi che hanno saputo dominare gli oceani hanno governato il mondo. Oggi costruiamo navi da guerra potentissime, come il cacciatorpediniere Mitcher, per vigilare sui mari e mantenere la pace. Possono difendere portaerei e convogli, colpire bersagli a terra e dare la caccia ai sommergibili. Sono state costruite anche stupende navi in grado di trasportarci in un viaggio nel passato. È davvero incredibile. Possono navigare solo con la forza propulsiva del vento. Ma il tentativo di dominare il mare aperto è spesso sfociato in tragedia. La nave più grande e veloce del suo tempo, il Titanic, affondò trascinando con sé 1.503 persone. Mio fratello e io eravamo a letto quando all'improvviso si sentì un colpo. Mio padre andò sul ponte a vedere cosa fosse successo e ci riferì che la nave aveva urtato un iceberg. Migliaia di navi sono colate a picco in fondo agli oceani, ma oggi i grandi transatlantici sono molto più sicuri. L'Explorer of the Seas è il più lussuoso transatlantico al mondo. È la più grande nave da crociera di linea di tutti i tempi. Da prua a poppa è lunga più di 300 metri, più di 3 campi da calcio messi in fila. È la più grande nave da crociera del mondo. Tanto che se avessimo tutte le cabine occupate, con l'equipaggio al completo e tutti gli ospiti, arriveremmo a 5.040 persone. L'Explorer è costato 600 milioni di dollari e ci sono voluti 3 anni per costruirlo. È il non plus ultra del viaggio di lusso. Persino i tappeti degli ascensori vengono cambiati tutti i giorni.
L'Explorer of the Seas è la fine del mondo. Non sembra neppure di essere su una nave da crociera, dove di solito non si vede tutto questo lusso. Viaggiare su una nave così è il sogno di molte persone. Ci sono 14 ascensori, 15 ponti, 16 bar e 5 ristoranti. La traversata prevede che si salpi da Southampton, in Inghilterra, dallo stesso porto che il Titanic si lasciò alle spalle nel 1912. Ma a differenza di quella sfortunata nave, l'Explorer of the Seas condurrà i passeggeri della crociera in giro per i Caraibi. Il responsabile di questo gigante dei mari è il capitano Olaf Nisseter. Il ponte di comando è così vasto che conviene attraversarlo su un monopattino. È la nave più grande e complessa che egli abbia mai comandato. È un impegno notevole. Più grande è la nave, più responsabilità ci sono nei confronti dei passeggeri e dell'equipaggio. La mole di lavoro è molto più consistente. Nonostante le sue 50.000 tonnellate, questa nave è di agevole manovrabilità. 6 propulsori di prua e di poppa riescono a far virare questo gigante con sorprendente rapidità e possono anche fungere da ancora per tenere la nave immobile. Il responsabile dei passeggeri è Bob Tavadia, direttore dell'hotel. Avendo a disposizione 1557 cabine, se consideriamo le camere singole e doppie, possiamo ospitare 3.817 passeggeri, senza contare i 1.223 membri dell'equipaggio. Questo significa che bisogna fare molte pulizie e molti bucati. La suite reale ha un pianoforte a coda e un bagno con marmo italiano. È la nave più lussuosa sulla quale Bob Tavadia abbia mai lavorato. Ogni giorno mi ripeto che è un posto meraviglioso per lavorare. Provo una grande soddisfazione quando un visitatore sale a bordo e rivela le stesse reazioni ed emozioni che provo io. Sono davvero entusiasta di questa esperienza. Del progetto dei transatlantici di lusso si è parlato per più di un secolo. Quando non c'erano gli aerei, i transatlantici erano l'unico mezzo per attraversare gli oceani. Molti pensavano che la nave non sarebbe affondata, perciò non si sono preoccupati. Io penso che questo sia in parte il motivo per cui ci siamo salvati, a differenza di tante altre persone. 2 ore e mezza dopo aver urtato l'iceberg, il Titanic colò a picco sul fondo dell'oceano, dove è rimasto indisturbato fino al 1985. Sono state elaborate molte teorie sul perché l'iceberg abbia causato così tanti danni. Secondo alcuni, l'acciaio dello scafo del Titanic era di bassa qualità, ma la sua nave gemella, l'Olympic, era fatta dello stesso materiale. L'acciaio con cui fu costruito l'Olympic era lo stesso del Titanic. Se pensiamo che l'Olympic ha navigato senza problemi fino al 1936, quando fu demolito, dobbiamo arrivare alla conclusione che il problema non era la quantità del metallo. Scontrarsi con un iceberg, o comunque con una massa immobile, è pericoloso. Non credo che il materiale, l'acciaio o i chiodi, abbiano giocato un ruolo significativo, peggiorando il danno. Secondo alcuni, se le paratie, cioè le pareti di acciaio che dividono la nave in compartimenti stagni, fossero arrivate fino ai ponti più alti, la nave non sarebbe affondata. Questa è una leggenda. Applicando dei programmi ingegneristici a computer molto potenti, abbiamo in realtà dimostrato che non avrebbe fatto alcuna differenza se le paratie fossero state portate più in alto. Visto che la nave aveva ormai le scalinate e 5 compartimenti allagati, era già persa prima di ogni traboccamento dalle paratie. Nel 1998 David Livingstone ha visitato il Titanic. La cosa più inquietante è stata vedere le scarpe, un'intera collezione. C'erano scarpe da uomo, da donna, da bambino.
È inevitabile pensare che le ultime persone che hanno camminato su questo ponte sono state l'equipaggio e gli ufficiali del Titanic. Chissà cosa stavano pensando allora quelle persone. Il disastro del Titanic sconvolse il mondo. La più grande macchina costruita fino ad allora aveva fallito. Ma oggi il Titanic sta per rinascere e porterà finalmente a termine il suo viaggio fino a New York. Il Titanic dominerà di nuovo i mari. Oggi costruiamo navi da guerra potentissime, come il cacciatorpediniere Mitchell, per vigilare sui mari e mantenere la pace. Possono difendere portaerei e convogli, colpire bersagli a terra e dare la caccia ai sommergibili. Sono state costruite anche stupende navi in grado di trasportarci in un viaggio nel passato. È davvero incredibile, possono navigare solo con la forza propulsiva del vento. Ma il tentativo di dominare il mare aperto è spesso sfociato in tragedia. La nave più grande e veloce del suo tempo, il Titanic, affondò trascinando con sé 1503 persone. Mio fratello e io eravamo a letto quando all'improvviso si sentì un colpo. Mio padre andò sul ponte a vedere cosa fosse successo e ci riferì che la nave aveva urtato un iceberg. Migliaia di navi sono colate a picco in fondo agli oceani, ma oggi i grandi transatlantici sono molto più sicuri. L'Explorer of the Seas è il più lussuoso transatlantico al mondo. È la più grande nave da crociera di linea di tutti i tempi. Da prua a poppa è lunga più di 300 metri, più di 3 campi da calcio messi in fila. È la più grande nave da crociera del mondo. Tanto che se avessimo tutte le cabine occupate, con l'equipaggio al completo e tutti gli ospiti, arriveremmo a 5.040 persone. L'Explorer è costato 600 milioni di dollari e ci sono voluti 3 anni per costruirlo. È il non plus ultra del viaggio di lusso. La Royal Promenade ha 4 ponti ed è larga quanto un'autostrada a 3 corsie. Persino i tappeti degli ascensori vengono cambiati tutti i giorni. L'Explorer of the Seas è la fine del mondo. Non sembra neppure di essere su una nave da crociera, dove di solito non si vede tutto questo lusso. Viaggiare su una nave così è il sogno di molte persone. Ci sono 14 ascensori, 15 ponti, 16 bar e 5 ristoranti. La traversata prevede che si salpi da Southampton, in Inghilterra, dallo stesso porto che il Titanic si lasciò alle spalle nel 1912. Ma a differenza di quella sfortunata nave, l'Explorer of the Seas condurrà i passeggeri della crociera in giro per i Caraibi. Si conto che il ponte stava collassando. Deve essere passata una frazione di secondo prima di capire che stavano per morire. Deve essere stata una situazione terrificante. Dopo che la Hood fu distrutta, la Bismarck scomparve. Un idrovolante Catalina venne incaricato di trovarla. Dopo 20 ore di ricerca, la Bismarck fu avvistata in direzione della Francia, a circa 960 km dalla costa. La caccia era iniziata di nuovo. La Bismarck venne attaccata con siluri lanciati dagli aerei della portaerei Ark Royal. La Bismarck subì un colpo nella parte anteriore, ma il vero danno fu causato dal siluro che colpì e bloccò il timone della nave a 15 gradi a sinistra. Questo la rese praticamente impossibile da manovrare.
Con il timone fuori uso, la Bismarck si dirigeva verso la flotta inglese. Ma anche se ormai era fuori controllo, era ancora micidiale. Gli inglesi decisero di aspettare fino al giorno successivo per cercare di affondarla. Erano tutti molto nervosi, perché la sua artiglieria aveva affondato la Hood in 5 minuti e poteva affondare anche noi. Dalla Tartar, il giovane ufficiale Kennedy guardava lo svolgimento della battaglia. Mi ricordo la mattina della battaglia, il contrasto dei colori, le raffiche di vento, le onde verdi con le creste bianche, e poi il grigio delle navi inglesi e il nero della Bismarck, il fumo marrone della cordite, esplosivo al fulmicotone, sospinto nel cielo. Poi, quando le due navi da guerra, Rodney e King George V, aprirono il fuoco e la Bismarck rispose. I cannoni di queste due navi ridussero gradualmente la Bismarck a un relitto. La carneficina deve essere stata incredibile. A poco, verso la fine dell'attacco, mi resi conto per la prima volta della tragedia. Vidi uomini che correvano dalla prora della nave al cassero per poi buttarsi in mare e scappare da quell'inferno rabbioso. E quella fu quasi una visione. È un'immagine che non sono mai riuscito a dimenticare. Questa è una leggenda. Applicando dei programmi ingegneristici a computer molto potenti, abbiamo in realtà dimostrato che non avrebbe fatto alcuna differenza se le paratie fossero state portate più in alto. Visto che la nave aveva ormai le scalinate e 5 compartimenti allagati, era già persa prima di ogni traboccamento dalle paratie. Nel 1998 David Livingstone ha visitato il Titanic. La cosa più inquietante è stata vedere le scarpe, un'intera collezione. C'erano scarpe da uomo, da donna, da bambino. È inevitabile pensare che le ultime persone che hanno camminato su questo ponte sono state l'equipaggio e gli ufficiali del Titanic. Chissà cosa stavano pensando allora quelle persone. Il disastro del Titanic sconvolse il mondo. La più grande macchina costruita fino ad allora aveva fallito. Ma oggi il Titanic sta per rinascere e porterà finalmente a termine il suo viaggio fino a New York. Il Titanic dominerà di nuovo i mari. Un consorzio sta costruendo il Titanic 2. Un gruppo di progettisti dovrà realizzare la nave più grandiosa di tutti i tempi. Direi di fare una prima selezione, cominciando ad esaminare alcuni dei motivi dei tappeti originali che abbiamo a disposizione. Penso che sia importante riprendere alcuni di questi disegni. Anche se il progetto di base si ispira al Titanic, è possibile realizzare delle cabine dotate di alta tecnologia. Oppure arrivare all'estremo opposto con una cabina in stile Edoardo VII. Mark Blackburn è una delle persone che si sta dedicando a far rivivere il sogno del Titanic. In parole semplici, il Titanic II sarà un'imbarcazione molto più sofisticata del Titanic I. Il Titanic era la nave più sofisticata ed elegante del suo tempo. Noi l'abbiamo presa a modello per elaborarne un progetto di nave che lo fosse ancora di più. Quando la gente salirà a bordo, avrà la sensazione di trovarsi sul Titanic, un classico transatlantico di stile edwardiano. Sarà una nave che si ispira al passato, ma che è destinata al futuro. La nuova nave sarà identica, ma sarà più lunga di 60 metri rispetto all'originale Titanic e sarà molto più sicura. A far rivivere il sogno del Titanic.
In parole semplici, il Titanic II sarà un'imbarcazione molto più sofisticata del Titanic I. Il Titanic era la nave più sofisticata ed elegante del suo tempo. Noi l'abbiamo presa a modello per elaborarne un progetto di nave che lo fosse ancora di più. Quando la gente salirà a bordo, avrà la sensazione di trovarsi sul Titanic, un classico transatlantico di stile edwardiano. Sarà una nave che si ispira al passato, ma che è destinata al futuro. La nuova nave sarà identica, ma sarà più lunga di 60 metri rispetto all'originale Titanic e sarà molto più sicura. La struttura dello scafo e dei compartimenti stagni sarà diversa e più stabile. Se la nave dovesse urtare qualcosa, rimarrà comunque sicura e nessuno si farà male. I progettisti intendono mantenersi più fedeli possibile all'originale. Il Titanic esercitava un grande fascino quando venne varato e continua a farlo anche ai nostri giorni. Non stiamo semplicemente costruendo un'altra nave di nome Titanic. Quello che facciamo in questo progetto è intriso dello spirito del Titanic, lo spirito di tutti coloro che hanno dedicato la loro vita per costruire quella nave. Speriamo di ottenere un risultato che possa onorare tutte quelle persone. La nostalgia è tornata di moda. Anche questa nave da crociera di lusso si ispira ad un'imbarcazione che è affondata. Questi passeggeri stanno partendo per una crociera sulla Royal Clipper, il più lussuoso veliero veloce del mondo. Ispirato a un veliero tedesco, il Preußen, che affondò all'inizio del Novecento, il Royal Clipper è il più grande veliero in attività e l'unica nave a cinque alberi esistente. Uno dei primi passeggeri è stato Bernard Barden, grande esperto di navi. Questa nave è una delle più grandi di tutti i tempi. È davvero per appassionati. Non si vede in giro un'imbarcazione simile da decenni. La persona che l'ha fatta costruire è un amante dei velieri. L'ammiro molto perché anch'io amo i velieri e grazie alla sua iniziativa ho l'occasione per navigare di nuovo su una nave come questa. Non ho mai pensato che sarebbe stato di nuovo possibile nella mia vita. È meravigliosa.